mettiamolo al riparo che inizia a scaldare, c'è un po' di sole, chiudiamolo lì. Bene, allora, ok, allora siamo in ricerca vera adesso, quindi facciamo una prova, seguiamo la mia ionica e vediamo un attimino dove ci porta, insomma. Sto vedendo, punta un po' a destra, rifacciamolo. Punta di nuovo a destra, andiamo a destra, andiamo dritti, sinistra, dritti, 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 sinistra, 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 e qua gira fortissimo anche, guarda, la vedi? Questa zona qua, ma gira troppo forte, o è una falda, ma... Comunque qua davanti, riprendiamola così, vediamo se è un oggetto, perché anche le falde fanno girare la ionica. Qua gira, andiamo avanti un po', qua continua a girare, vedi, questa è una falda, questa è una falda acquifera, non è un oggetto, questa qua è una falda acquifera, questa è una falda. Guarda, qua abbiamo misurato che c'è una falda, abbiamo beccato una falda qua sotto che passa. Ora lo faccio da fuori, vediamo quanto è larga più o meno. Andiamo dritti, andiamo, guarda, vedi, inizia a girare qua, andiamo dritti, guarda, 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 guarda quanto è larga. Guarda quanto è larga, ancora, ancora, qua continua di nuovo, si sta di nuovo aumentando qua, guarda che roba, qua sta smettendo, eccola qua, qua ha smesso qua, cioè per farti capire, ha smesso qua, siamo a, quanto c'è qua, siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 metri, 21 metri di larghezza sembra. Ora però stavo facendo un altro test, ma continuiamo a fare questo test della falda a questo punto, dai. Facciamo una prova sulla falda, vi faccio vedere un'altra cosa. Comunque con la ionica trovi anche l'acqua, ci vogliono anche poi le bacchette, però si trova anche l'acqua. Ora per trovare l'acqua servono delle bacchette, direi tra virgolette normali, adesso ti faccio capire. Queste sono bacchette commerciali, chiamiamole commerciali, normali, produzione francese. Ti lascio sicuramente il link in descrizione, già molti iscritti al canale se le sono acquistate, sono molto valide, la lunghezza è molto molto buona, 32, hanno una maniglia in puro rame crudo, bello bello solido. Ma torniamo a noi, abbiamo così a caso, abbiamo beccato che c'è una falda che sembra iniziare da qua dal paletto andando giù un 21 metri. Ora proviamo a vedere, adesso proviamo a misurarla per bene questa falda, gli passiamo sopra con le bacchette davanti e vediamo un attimino cosa succede. Passiamo il paletto, eccola qua, qua comincia, eccola qua, la vedi? Quello che sta indicando le bacchette sono la direzione della falda, che presumo che arrivi di là, perché c'è una collina anche, arriva di là e va di là che c'è il fiume. Abbiamo beccato la falda, ha iniziato a incrociarsi lì, rifacciamolo un attimo.
rifacciamolo un attimo per bene questo calcolo della falda. L'altro paletto dove caspita l'ho messo? C'era un altro paletto che mi serviva e non ce l'ho, ho lasciato la macchina. Rifacciamolo un attimo. Guarda, qui siamo al paletto. Eccola qua. Qui inizia la falda, non lo so, adesso ve lo dico, con questa è la falda. Siamo sulla falda, vediamo quando finisce questo tipo di posizione. Guarda, guarda, guarda. Siamo continuamente sulla falda. Siamo sulla falda, siamo sulla falda. Qua mi dice di tornare indietro, hai visto? Qua mi dice di tornare indietro. Quindi qua finisce la falda. Qua finisce la falda. Vediamo adesso dall'altra parte, contiamo i passi partendo da qui, Mettiamoci di nuovo sopra qua. Bene, qua inizia la falda. Andiamo avanti e vediamo quando chiudono di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25. 24, 25 metri di falda. Lì c'è il picchetto rilevato con l'antenna ionica. Direi che siamo in una precisione pazzesca con l'antenna ionica. 24-25 metri di falda. Qua sotto passa una falda di 24-25 metri. Ora vi faccio vedere un'altra cosa. Con una bacchetta sola ci posizioniamo in mezzo. Siamo a 25-24 metri, no? Ci posizioniamo in mezzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, più o meno qua. Ci portiamo qua in mezzo e vi faccio vedere cosa può fare una bacchetta o anche l'antenna ionica, anche poi magari vi faccio vedere, sapendo che la direzione dell'acqua è da lì in là. Ci posizioniamo con la bacchetta così, la facciamo oscillare, fin quando arriva al vertice sopra. Guarda, non siamo sul punto esatto della potenza della falda. Aspetta un po', eccolo qua, eccolo, questo è il punto esatto della falda, il suo massimo punto, guardalo qua. Questo è il suo massimo punto della falda. Ora di là non ho messo un picchetto, però abbiamo calcolato i passi, però adesso facciamo ancora un'ulteriore prova. Andiamo a prendere l'altro picchetto, così segniamo bene il punto dall'altra parte. Prendiamo anche il pendolino, dove l'abbiamo messo? Mi sembra interessante anche per chi volesse tentare una ricerca di acqua. Qua c'è il pendolino. Ora, per chi non lo sapesse, con quelle belle bacchette che ho acquistato io, che vi continuo a far vedere sul canale, sono bacchette che si trovano, con quelle belle bacchette ti arriva anche un bel pendolino, lo vedi? Facciamo un'ulteriore prova, però adesso andiamo a beccare dall'altra parte la falda quando finisce, perché con l'antenna ionica abbiamo trovato di qui l'inizio, poi a 21 metri mi sembra, 21 passi o 21 metri abbiamo trovato che si fermava, ma non ho messo il picchetto. Andiamo dall'altra parte. Quando si cerca le falde acquifere non bisogna andare troppo piano, perché sennò gli strumenti rilevano anche gli oggetti. Bisogna andare a una certa velocità in modo da oltrepassare certi oggetti e concentrarsi sulla falda. Andiamo dritti, guarda.
Ecco qua, vedi, qua è iniziato a girare, ma c'ho la telecamera che mi rompe le palle. Facciamolo di nuovo. Guarda, vedi, qua sta segnando, c'è il picchetto, andiamo giù dritti. Qua ha fermato, si è fermata quasi, qua ricomincia. Qua ricomincia. Aspetta un po'. Qua ha ricominciato, aspetta. Aspetta, aspetta, che forse abbiamo trovato la quadra un attimo. Allora, facciamolo di nuovo. Allora, sul primo paletto gira, poi si ferma di là, vediamo. Questa qua inizia a girare, eccola qua. No, no, qua sta andando fortissimo, non si ferma proprio qua, guarda. Qua non si ferma proprio qua. Si è fermata più o meno qua come prima, quindi siamo comunque, si è fermata qua, riprendiamolo da qua, si è fermata comunque lì, andiamo dritti di qui, inizia qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qua ha iniziato a rallentare, qua, devo rifarla questa, qua ha iniziato a rallentare, vediamo un po', qua gira, qua gira, qua gira, qua gira, e qua si è fermata, eccola qua, si è fermata qua. Cosa posso mettere qua un attimo per... si è fermata qua, aspetta che prendo l'altro paletto. Allora, si è fermata lì, qui c'era l'altro segnale, andiamo a mettere l'altro paletto di qua, eccola qua, si è fermata qua, eccola qua. Bene, facciamo un'ulteriore prova, prendiamo le bacchette, ripassiamo da un paletto all'altro, vedete? Bene, ecco qua, qua sembra che finisce la falda vera e propria, andiamo dall'altra parte, questo è il centro falda, eccolo qua, questo è il centro falda, andiamo dall'altra parte, dall'altro picchetto, e lo becco qua però adesso, lo becco qua, aspetta. No, cazzo, l'ho beccato qua. Devo fare questa prova. Vediamo se siamo giusti nella lettura, perché poi usiamo il pendolo. Qui si apre. Andiamo. Qui siamo sul centro falda. Centro falda. E qua torna indietro più o meno qua, adesso ho messo il paletto lì, come mai, comunque, ma secondo me ci sono diverse falde a diverse altezze, qua prendiamo il pendolo, ci mettiamo a metà della falda, io mi sembra di averne rilevate due lì in mezzo, probabilmente ci sono, può essere che ci sono diverse falde a diverse altezze. Però cerchiamo di rilevare di nuovo la profondità con il pendolo. La profondità è sempre un giro al minuto, un giro a un metro al giro da quando... Allora, cerco di farti capire quello che ho studiato, ho letto, no? Tu lanci il pendolo così, no? Finché lui continua a oscillare così non devi contare, devi iniziare a contare quando inizia a fare il primo cerchio. E poi devi continuare a contare fin quando ritorna in questa posizione ellittica, un metro a giro da quando parte a girare i cerchi, no? Proviamo di nuovo, dai, perché io qua ho contato una 70 e una 145, mi sembra, ma ci sta, ci sta che sono due falde. Cerco di stare fermo con la mano,
Ecco, inizia adesso. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 e si è rimessa di nuovo in posizione ellittica. 45 metri. C'è una falda a 45 metri. Avevo messo il paletto qua e poi uno dall'altra parte che ci segnava i 20, 24 metri. La prima misurazione era 24 metri, poi in mezzo lì abbiamo visto che abbiamo un'altra misurazione. Ma allora, la prima misurazione è quella, potrebbe essere il cono che sprigiona la falda là sotto, per forza, però è da studiare bene questa cosa qua. Sì, andiamo di nuovo. Vedi, qua inizia a girare, guarda. Qua sta smettendo. Qua ha smesso, vedi? È la stessa distanza di prima. Stessa distanza di prima, se contiamo i passi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eravamo qua prima col paletto, 24. Bene. Bene cosa? Che abbiamo fatto dei calcoli sulla falda. Io ora umilmente mi devo fermare. Ma perché? Perché io posso fare tutti i miei test che voglio, ma essendo che non perforerò mai un campo, perché non è di mia proprietà e perché non ho attrezzature, perché non ho i soldini per fare queste cose, per andare a verificare, vi lascio ovviamente alla vostra curiosità, alle vostre ricerche. Fate le vostre prove. Sappiate che con questi strumenti che vi ho fatto vedere si può individuare una falda. E facendo un po' di ricerche con il pendolo si riesce a trovare profondità e portata d'acqua al minuto. Ok, però mi fermo qui, d'altronde non sono un super esperto, mi tengo il mio margine di errore, però la falda c'è, calcolata la falda c'è, mi trovo in questo momento sopra la falda, abbiamo calcolato più o meno la profondità, mi sembra di aver trovato una falda 70 e una 145 metri, mi sembra, anzi poi ne ho rilevata un'altra 45 come avete visto nell'ultimo test, quindi ci sta che ci sono diverse falde a diversi strati, non pensate che non sia così, Solitamente molte falde le trovano dai 60 ai 70 metri, ma ci sono falde anche a 200 metri di profondità, come ci sono falde anche a 40-50 metri, o anche 18, come hanno trovata una 18 da un'altra parte. Qui, ripeto, secondo me ci sono almeno due o tre falde. Perché vi dico questo? Ma è semplice, a parte averlo intuito, ma ci troviamo al di fuori di una grossa cerchia morenica di colline glaciali. Queste sono tutte colline glaciali. Cosa vuol dire? Vuol dire che oltre questa collina c'era un lago glaciale immenso, il più grosso d'Europa, che sarebbe l'anfiteatro morenico di Ivrea, un antico lago glaciale. E quindi cosa possiamo intuire? Se oltre questa collina c'era tutto un lago glaciale e alla mia destra di qua c'è un grosso fiume che scorre, che è la Dora, è molto facile intuire che qua sotto ci passano più falde acquifere, non solo una, a diverse altezze ovviamente, possono essere anche leggermente incrociate, non è detto che vanno tutte dritte allo stesso punto,
ci possono essere due o tre falde, bisogna essere bravi a trovare almeno la più in superficie, no? In previsione di fare lo scavo, bisogna trovare la falda più in superficie, che se non vado errato, l'ultimo rilevamento qua è stata a 45 metri di profondità. 45 metri perché l'abbiamo calcolato col pendolo. Mi sembra che il pendolo si calcola un metro a giro, invece con strumenti come bacchette o anche bacchette a Y, 2 metri a giro. Ecco, e insomma, spero che ti è piaciuto comunque questo tipo di argomenti. Ripeto, in tutta umiltà ti dico che c'è un margine di errore, non tanto che ci sia dell'acqua qua sotto, perché l'ho sentita, c'è, l'ho misurata. Il margine d'errore sta magari un metro, due, cinque in più in meno di profondità, ma questo non posso umilmente verificarlo, ecco. Bene. Bene, abbiamo il nostro rametto, andiamo a provarlo. E poi me ne vado, perché ho altro da fare. Però vi porto con me a provarlo direttamente su quella falda che ho individuato stamattina. Vi lascio poi al video che uscirà, perché è un video lungo, dove ho trovato quella falda casuale, trovata con l'antenna ionica, perché continuava a girare anche per diversi metri. Quando l'antenna ionica gira per diversi metri, c'è sotto una falda. Poi abbiamo calcolata, abbiamo preso tante misure, riprese due volte con bacchette a L, con il pendolo abbiamo alla fine individuato che ci sono almeno tre falde, però la più in superficie è a 45 metri di profondità, con un 50 litri di acqua al minuto di portata. La falda qui davanti a me, ha 5-10 metri. Proviamo questo rametto che ho appena fatto, così vi faccio vedere anche come si può creare un rametto in nocciolo. Deve essere vivo, il rametto deve essere vivo, vedi? Teniamo così. La teniamo così e poi dobbiamo arcuarla, quindi va messa in tensione in alto, così va messa in tensione, la vedi? Va messa in tensione leggermente al vertice, devi quasi fletterla tenendola dritta e poi vai sulla falda. Andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Eccola qua. Siamo qua. Qui inizia la falda. Riprendiamola. Riprendiamola bene. Andiamo. Eccola qua. Eccola qua. Qui c'è la falda. Andiamo dall'altra parte. E qua chiude l'altra parte. Infatti avevo già fatto un segno di qua, vedi? Avevo già fatto un segno di qua e un segno dall'altra parte. Qui in mezzo passa la falda. Comunque, pollicione, se ti piacciono questi argomenti, pollicione, ti ho fatto vedere come si può usare un rametto, ma prendiamola, prima che vi saluto facciamo ancora una prova da un'altra parte, sempre sulla falda, prendiamo la falda, è lì, passa qua sotto, prendiamola anche di qui, c'è un fossato in mezzo, ma noi li passiamo oltre, va messa flessa sopra di me e andiamo sopra. Senti come tira, eccola qua, qui inizia la falda, andiamo dall'altra parte, andiamo.
eccola qua, qua è l'altra parte, quindi la falda è qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, cazzo, 12, 13, eccola qua, l'altro segno è qua, riprendiamolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, non so dove caspita ho messo l'altro segno, ma senza i paletti non vedo dove ho segnato, perché è terra secca. Comunque è qua, qui davanti a me. Riprendiamola bene di qui. Ok, andiamo. Eccola qua, da qua inizia, contiamo i passi da qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 più o meno. 14 metri c'era la falda che passa di là. 14 metri di falda, poi l'avevamo calcolata e tutto. Va bene ragazzi, pollicione. Ci vediamo prossimamente. Intanto mi sono fatto una seconda bacchetta, rametto biforcuto in nocciolo, e ne ho due adesso, mi bastano per fare ulteriori prove. E ti invito a iscriverti al canale se vuoi vedere ulteriori prove che faccio, esperimenti, insomma, cose personali. Che spero che ti piacciono questi contenuti. Ripeto, iscriviti al canale, un commento, un like. In descrizione trovi le mie bacchette, favolose bacchette francesi da rabdomante, veramente buone. Vi arriva anche questo bellissimo pendolo, vi arrivano bacchette, due bacchette, questo bellissimo pendolo che si può svitare e mettere anche un metallo come testimone per tentare di fare qualcosa di speciale, ricerche speciali, tutto. Il video lo concludo qua, ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti, alla prossima, ciao.